Benvenuti alle anticipazioni dell'edizione di oggi del TG7. Sono state presentate oggi le liste dei candidati a sindaco dei comuni della provincia di Latina. Ci collegheremo con il giornalista Orazio Ruggeri da Itri e con la nostra Valentina Teseo da Sperlunga. Passeremo alla cronaca con la denuncia di un 27enne di fondi per furto. Torneremo a parlare di politica con il dibattito tenuto lo scorso 5 maggio dal PD sul DEF e con l'assemblea organizzativa del movimento politico Io Sì per la nomina del nuovo direttivo politico. Come sempre ci collegheremo con la nostra redazione per le principali notizie dalla provincia. Lo scorso 6 maggio a Monte San Biagio ha festeggiato il suo 30° anniversario di gemellaggio con Saint-Romain-le-Puy. Apriremo la pagina culturale con il nuovo sketch degli Housemates Production in collaborazione con Gigi D'Alessio. In chiusura la pagina sportiva con la partita play-out tra Gaeta e Città di Minturno Marina e per il campionato di Serie D con l'Unicusano Fondi che sarà impegnato in casa nell'ultima partita della stagione contro il Nardò. Infine ci collegheremo con 26 Lettere, portale che si occupa di editoria, cultura e innovazione. Tutto questo e molto altro al nostro TG, a tra poco. Bentornati al TG7. Questa mattina sono state ufficializzate le liste dei candidati a sindaco dei comuni della provincia di Latina. Ci colleghiamo con la nostra Valentina Teseo che sta seguendo a Sperlunga la presentazione delle liste dei candidati a sindaco. Grazie Ilaria per la linea. Sono state ufficialmente pubblicate le due liste elettorali che concorreranno alle elezioni amministrative di Sperlunga del 5 giugno. Da un lato Sperlunga cambia, composta da 12 nominativi e rappresentata dall'aspirante sindaco Marco Toscano. Mentre sul fronte opposto troviamo la lista di Armando Cusani, sostenuto da altri 12 candidati. Tra le fila del 35enne toscano sono numerosi i giovani che scendono in campo, mentre a sostenere Cusani molte personalità già note al paese, come l'assessore uscente Joseph Maric e il sindaco facente funzioni uscente Francesco Antonio Faiola. Ricordiamo che Cusani è già stato sindaco della città dal 92 al 2006 e presidente della provincia di Latina dal 2004 al 2014. Un confronto diretto tra esperienza e innovazione, dunque. Sta ora ai cittadini sperlongani decidere a chi affidare le sorti del paese. Da Sperlunga è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Valentina. Si vota anche a Itri. Questa mattina sono state pubblicate ufficialmente le liste che sostengono gli aspiranti sindaco. Ci colleghiamo con il collega del giornale di Latina, Orazio Ruggeri, che ci aggiorna dal comune Aurunco. Tra di loro una donna che rappresenta nella storia amministrativa locale il primo caso di questo genere. Sono Elena Palazzo, che guida una coalizione formata dal movimento Itri Nostra, una formazione civica, appoggiata dall'UDC e nella quale è confluito il gruppo Noi con Salvini. Dopo la Palazzo abbiamo Osvaldo Agresti, candidato per il movimento 5 Stelle che si presenta con il suo logo e che non ha alleati come da affermazioni sempre ribadite in tutta Italia dal partito pentastellato. Dopo Palazzo e Agresti abbiamo Antonio Fargiorgio che rappresenta il candidato sindaco per una coalizione composta da Forza Italia, parte dell'UDC e Fratelli d'Italia. Quarto aspirante, primo cittadino, è Luca Iudicone, a capo di una lista Cambiamo Itri, dove confluisce
la parte ideologicamente collocata a sinistra del PD e molte associazioni impegnate nel sociale e nella cultura. Sarà sicuramente una battaglia molto incerta, anche se le previsioni dei soliti addetti ai lavori parlano di una vittoria più probabile per la concentrazione guidata dall'avvocato Antonio Fargiorgio. Passiamo alla cronaca. È stato sorpreso mentre rubava sul posto di lavoro. Il protagonista è un 27enne residente a Fondi che il 5 maggio scorso, a Sabaudia, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per furto. Il giovane dipendente di una ditta adibita alla vendita di prodotti ittici presso l'area mercatale di Sabaudia è stato colto sul fatto dal titolare dell'attività mentre asportava dalla cassa la somma di 200 euro recuperata dai militari operanti. Torniamo a parlare di politica. Si è svolto il 5 maggio, in una gremita sala di Palazzo Caetani a Fondi, il dibattito organizzato dal circolo locale del Partito Democratico, dal documento di economia e finanza alla prossima legge di stabilità, quali misure per sostenere imprese e occupazione. A presiedere l'evento il segretario del circolo locale Danilo Pallisco. Relatori, due illustri senatori, il pontino Claudio Mascardelli e il presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, Giorgio Tonini. È stata un'importante occasione di dibattito su temi di politica nazionale, che indirettamente toccano anche i tesserati e i concittadini che hanno partecipato con attenzione e curiosità. Molte le tematiche affrontate, dai provvedimenti di carattere economico che il Parlamento e l'esecutivo che il PD presiede stanno mettendo in campo, fino a questioni più care ai cittadini, come la pressione fiscale, la tassazione e le imposte sulla casa. E ancora il rilancio del lavoro e la crescita. Questi ultimi due capisaldi di quella che il senatore Tonini ha definito la terza via in Europa, da contrapporsi a quella dell'austerità della Germania e quella della crescita senza pensare al debito pubblico della Grecia. Si è tenuta nei giorni scorsi l'assemblea organizzativa di tutti gli aderenti al movimento politico Io Sì, riunita per nominare il nuovo direttivo politico. La guida della segreteria è stata affidata a Pio Pernarella, laureato in giurisprudenza e attivo da anni sulla scena politica locale, mentre i componenti sono Maria Luigia Marino, già presidente del Consiglio Comunale, Luigi Gentile, Luana Targa, Ilaria Parisella, Luca Puddu, Mascia Marrocco e Antonio Zomparelli, oltre ai tre consiglieri comunali Fabrizio Macaro, Antonio Scalingi e Sergio Di Manno, all'assessore al bilancio Daniela De Bonis e al sindaco Salvatore De Meo, promotore del movimento, riconfermato presidente onorario. L'assemblea, presieduta dal neosegretario Pernarella, ha poi ribadito l'impegno a proseguire nel ruolo di supporto all'amministrazione De Meo, soprattutto in vista delle prossime iniziative che la Giunta è in procinto di mettere in atto, a partire dal nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta. Ci colleghiamo ora con la nostra redazione, dove Alessia Filippi ci informa sulle principali notizie dalla provincia. Grazie Ilaria per il collegamento, vediamo insieme le principali notizie di oggi dalla provincia. Lo scorso 5 maggio la polizia di Terracina ha tratto in salvo un 30enne ciociaro, recatosi al porto della città mosso dal proposito di suicidarsi. Il giovane, pronunciando frasi sconnesse, ha subito messo in allarme gli agenti della squadra volante, che lo hanno convinto a scendere appunto dalla scogliera. All'origine del folle proposito, come ha dichiarato lo stesso trentenne, la perdita dell'impiego presso una nota azienda industriale e la scomparsa di un amico caro.
Restiamo a Terracina, dove nella tarda mattinata di ieri, lungo via Badino, un 70enne è stato colto da arresto cardiaco mentre era fermo allo stop a bordo della propria auto. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118, al quale non è restato altro da fare che constatarne il decesso. Cambiamo argomento, in pieno clima elettorale non mancano episodi intimidatori che appunto minano l'equilibrio. È accaduto a Minturno, dove è stata recapitata una lettera anonima contenente minacce a un candidato consigliere comunale della lista Liberi per Castelforte, che sostiene la candidatura a sindaco di Giampiero Forte. Se non ritiri la tua candidatura, l'azienda corre seri rischi. È la minaccia rivolta al candidato, che ha subito ritirato la lista e allarmato le autorità competenti. In chiusura, torniamo alle elezioni amministrative. Questa mattina sono state rese ufficiali le liste dei candidati a sindaco. Dopo Terracina, parliamo oggi dei 9 ufficiali aspiranti sindaci di Latina. In prima fila abbiamo Enrico Forte, Nicola Calandrini, Alessandro Calvi, seguiti da Marco Savassano, Damiano Coletta, Danilo Calvani, Salvatore De Monaco, Gianni Chiarato e Davide Lemma. È tutto per oggi, la linea può tornare allo studio di Ilaria. Ieri, 6 maggio, Monte San Biagio ha festeggiato i suoi 30 anni di gemellaggio con Saint-Romain-le-Puy, alla presenza del sindaco della città francese, del sindaco Federico Cardinale e degli assessori Laura Mirabella, Gianmarco Pernarella e Luana Colambello, presente anche Anna Maria Ferreri, presidente del Consiglio Comunale. Hanno preso parte all'incontro anche gli amministratori dei paesi limitrofi, come l'assessore Beniamino Maschietto, in rappresentanza di Fondi, e Marco Mastrobattista, presidente del Consiglio Comunale di Lenola. Spettatori di eccellenza i bambini della scuola media Giovanni XXIII e i sindaci monticellani eletti negli ultimi 30 anni. Nel corso della mattinata si sono esibiti gli Allegri Briganti, gruppo folcloristico del paese, e una rappresentanza del gruppo folk di San Vito. Apriamo la pagina culturale. Sono ormai diventati dei veri e propri fenomeni social gli Housemates Production. Tony Annunziata, Daniele Di Fazio, Davide Padula, Paolo Cardinale e Fabrizio Di Perna. Tanto da aver realizzato un fantastico sketch in collaborazione con niente poco di meno che il cantautore napoletano Gigi D'Alessio. Uscito nella serata dello scorso 5 maggio, il video, Non mollare mai, ha raggiunto già 12.000 visualizzazioni. Una figura tanto amata quanto contestata, quella del celebre cantante neomelodico che si è prestato al gioco con molta ironia. Ha preso il via all'interno della riserva naturale regionale del Laghetto degli Alfieri il progetto Il Parco Amico, proposta educativo-didattica della cooperativa sociale di Afora, centro diurno disabili adulti itinere di Monte San Biagio. Il progetto prevede lezioni a contatto con la natura e per l'occasione, fino all'8 giugno, verranno ospitate circa 40 classi delle scuole dell'infanzia e primaria di alcuni istituti di Monte San Biagio, Fondi e Lenola. Protagonisti dei laboratori di educazione ambientale, integrazione, condivisione e divertimento saranno gli utenti del centro diurno, che illustreranno, a seconda di quanto prevede il programma della giornata, ciò che contraddistingue l'incantevole spazio naturale scelto per lo svolgimento dell'evento ludico. Hanno reso possibile la buona riuscita di tale iniziativa partner quali il Parco Naturale Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, il Parco Nazionale del Circeo, l'Istituto Europeo di Educazione Ambientale, Pangea Onlus, l'Associazione Xemina Emozioni in Natura, il Sughero, le Cooperative Sociali La Valle e l'EM. Passiamo alla pagina sportiva. Domenica 8 maggio alle ore 11 al comunale di Monte San Biagio andrà in scena la gara di playout del girone B del campionato di eccellenza tra Gaeta e Città di Minturno.
La formazione Gaetana di Melchionna, grazie al miglior piazzamento finale in classifica, ha diritto di giocare in casa l'importante sfida, valida per la permanenza in eccellenza. Data la strutturazione dell'impianto sportivo messo a disposizione dalla città monticellana per questa stagione, al Gaeta Calcio è stato necessario emanare il divieto di trasferta alla tifoseria ospite. Inoltre, va ricordato che, da regolamento, il Gaeta avrà a disposizione due risultati su tre, ovvero vittoria o pareggio. In ogni caso, dopo i 90 minuti regolamentari, in caso di parità, si proseguirà con due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Dovesse persistere ancora la parità, saranno i padroni di casa a conquistare la salvezza e quindi permanenza nel campionato di eccellenza. Nella 34esima ed ultima giornata del campionato di Serie D, Girone H, l'Unicusano Fondi ospiterà al Domenico Purificato il Nandò, quarto a 60 punti. L'andata era finita con un pareggio, ma domenica entrambe le formazioni si giocheranno l'esito dell'intera stagione. L'Unicusano Fondi dovrà difendere il quinto posto dall'attacco di Pomigliano e Manfredonia, entrambe a 46 punti. Ottenendo almeno un pareggio, i rossoblù confermerebbero la zona playoff. Gli uomini di Mister Mariani vogliono salutare e ringraziare i loro tifosi con una vittoria casalinga, per poi concentrarsi sulla finale di Coppa Italia contro l'Oltre Po Voghera del 14 maggio a Firenze. Il direttore di gara designato per domenica è Lorenzo Gentile, della sezione di Seregno, assistito da Tiziana Trasciatti, della sezione di Foligno, e Mirko Carpi Melchiorre, della sezione di Orvieto. L'appuntamento è per domenica 8 maggio, ore 15, presso il Purificato di Fondi. Ci colleghiamo ora con il direttore di 26 lettere, Riccardo Antonilli, per gli appuntamenti del fine settimana, seguiti dal portale che si occupa di editoria, cultura e innovazione. Grazie per la linea, Ilaria. Noi partiamo da Latina perché apre in località Tor Tre Ponti, siamo a Latina Scalo, uno spazio interamente dedicato all'arte contemporanea, il Maxi Museo Contemporaneo, un progetto ideato e curato da Fabio D'Achille che dà ampio spazio alla valorizzazione del patrimonio archeologico, storico e naturalistico del territorio pontino, ospitato presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma Latina. L'inaugurazione è prevista per domenica 8 maggio alle ore 18 e vedrà la partecipazione di ben 26 artisti che esporranno i loro lavori tra pittura, scultura, fotografia e tanto altro. Ad accompagnare il tutto una suggestiva performance di musica popolare del Musicantiere Cooperazione Artistica. Spostiamoci a Roma, dove dal 12 maggio al 5 giugno torna al Teatro Studio 1 Non è un teatro per giovani, scene under 25, il progetto dedicato al dialogo e al confronto tra le giovani leve del teatro e gli artisti affermati della scena contemporanea, con un focus sui lavori di 6 compagnie under 25. In questa seconda edizione le compagnie selezionate si confronteranno con il regista Dante Antonelli, vincitore del Roma Fringe Festival 2015. In chiusura vi segnaliamo, in uscita per Manni Editore, Furibonda cresce la notte di Alda Merini, una raccolta di liriche e poesie inedite che risalgono agli anni 80, periodo considerato tra i più creativi di Alda Merini. Il carteggio con il medico poeta Michele Pierri, le poesie a lui dedicate e quelle ai figli di Pierri e agli amici pugliesi testimoniano un amore che la poetessa milanese vuole con appassionata determinazione che diventi matrimonio. Così accadrà e gli anni a Taranto saranno per lei felici artisticamente e umanamente. Chiudono il libro 9 componimenti in dialetto milanese, unici nell'intera produzione della Merini, ironici e dissacranti, tradotti in italiano da Alberto Casiraghi, eterno sodale di Alda. La nostra rubrica termina qui, al prossimo appuntamento con 26lettere.it. La Riria torna Ilaria Monacelli. Grazie Riccardo. Questa edizione del TG7 termina qui.
Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci al nostro indirizzo mail redazione@tvcanale7.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanale7.it. Vi ricordo ora gli orari in cui andrà in onda il nostro TG: alle 7.50, alle 13.50, alle 18.50, alle 20.50 e alle 23.50. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete.